quando parliamo del difficile momento che stiamo vivendo, della difficilissima crisi che stiamo vivendo, e cioè che deve prevalere in tutti noi non soltanto la consapevolezza della difficoltà e della drammaticità, vorrei dire, del momento che stiamo vivendo. Se fosse possibile non avere questo ritorno, grazie. Ma che l'approccio alla crisi dovrebbe vedere una coralità di intenti e di volontà. Noi questa sera stiamo discutendo di questo tema, che è un tema di estrema delicatezza per la ricaduta sociale che questo provvedimento comporta anche nella nostra comunità locale, e ci stiamo accapigliando quando invece, io credo, almeno questo è il mio pensiero, dovrebbe prevalere anche qui dentro la responsabilità di condividere scelte difficili che si impongono a tutti coloro che hanno la responsabilità di rappresentare ciascuno con il proprio compito e la propria posizione politica gli interessi e le aspettative della comunità pordenonese. Ora, perché dico questo? Perché se non facciamo prevalere un senso di corresponsabilità, il gioco è quello di scaricarci vicendevolmente responsabilità, colpe. Perché se dovessi dire da dove origina l'IMU, l'IMU è un'invenzione del ministro Monti, che è stato approvato e votato anche dalla Lega, sì, dal ministro Tremonti, sì, sbagliato, chiedo scusa, è stato, devo aggiungere altri due, è stato inventato dal ministro Tremonti, approvato dalla Lega, e che doveva entrare in vigore nel 2014. Monti non ha fatto altro, ha deciso di anticipare l'applicazione dell'IMU al 2012, perché la drammaticità e la difficoltà della situazione economica italiana ha imposto che si decidesse attuazione a questo provvedimento in modo anticipato. Quindi questo è l'origine. Noi abbiamo preso consapevolezza di questo dato a livello nazionale. Le principali forze politiche hanno ritenuto responsabilmente di condividere questo indirizzo e di applicarlo. Però, qual è stato il motto che ha contraddistinto il governo Monti? Le tre parole d'ordine, rigore, equità e sviluppo. Ora, non è peregrino, nel momento in cui discutiamo della necessità di applicare con estremo rigore il governo delle nostre istituzioni, preoccuparci anche della loro equità, perché se dimenticassimo questo, noi verremo meno al primo compito che è richiesto a chi fa politica e ha responsabilità di governo delle nostre istituzioni. E non siamo nemmeno esenti noi, perché non è vero che i comuni si trovano costretti ad applicare una norma, un'imposta che sostanzialmente li trasformerebbe in una qual sorta di esattori per conto dello Stato. No. Governo Monti ha posto dei limiti nell'applicazione della norma, ma ha dato anche la facoltà alle amministrazioni di poter modulare diversamente il peso dell'imposta, rimandando alle singole amministrazioni comunali la capacità di modulare i propri bilanci in modo virtuoso, cioè fare in modo che la gestione della cosa pubblica a livello locale e i bilanci comunali fossero improntati in modo tale
da poter anche lasciare a loro la possibilità di modulare per la parte che resta ovviamente in capo alla singola amministrazione locale la possibilità di alleggerire il peso di questa imposta. Ora, è evidente che questa sensazione del bilancio virtuoso, almeno così da come l'assessore Dio ha illustrato i tratti salienti del bilancio di previsione, mi sembra che non portino a questo tipo di conclusione. Cioè, non ho letto nemmeno io il tentativo, lo sforzo di incidere strutturalmente sul bilancio di previsione. Cioè, mancano delle scelte strategiche che in qualche modo possano orientare il futuro di questa amministrazione verso una diversa impostazione complessiva del modo anche di fare amministrazione. E questo è un elemento che, a mio giudizio, peserà, perché giustamente, come ricordava il collega Zanolin, una mancata scelta che facciamo oggi sicuramente si ripercuoterà in un futuro molto prossimo, molto prossimo. Ora, per fare scelte difficili, per fare scelte strategiche, per fare scelte strutturali, si impone secondo me la volontà di allargare la corresponsabilità tra tutte le forze politiche. Io non voglio insegnare niente a nessuno, ma ricordo anche qualche mia vecchia esperienza ormai vissuta tanti anni fa. Ma quando ci siamo trovati, ci trovavamo di fronte a delle situazioni di particolare difficoltà, ma istituivamo un tavolo di compartecipazione, di consultazione, cioè un tavolo della crisi. Ma perché non è stato fatto anche qui, in questo comune? Ma perché questo comune non ha pensato in queste settimane di aprire un confronto aperto, un coinvolgimento delle forze politiche, delle istituzioni locali? A me intristiscono molto le affermazioni del Presidente della Provincia, devo dire la sincera verità, perché il Presidente della Provincia è il capo di un'istituzione importante, dovrebbe dialogare con il Comune, non criticare la sua amministrazione, anche se il suo può pensarla come lo ha esplicitato nelle sue dichiarazioni, ma il suo compito è quello di collaborare con il Comune e insieme trovare anche la condivisione di una linea, di una proposta. Cioè, siamo in questa condizione, ma perché il Comune non ha fatto questo? Perché non ha pensato di istituire proprio un tavolo della crisi? Perché anche qui il problema esiste, anche qui il tema è presente, lo ricordava l'assessore Camillo prima. Avremo tempi difficilissimi davanti a noi, una disoccupazione che aumenterà esponenzialmente. Quindi, perché chiudervi nel fortino? Perché dobbiamo ricordare una cosa, che la decisione, lo ricordo ai colleghi, la decisione di applicare lì è una decisione già presa e deliberata, già presa e deliberata dalla Giunta Comune. Questo è il dato. Cioè, noi siamo qui a discutere di una decisione che è già stata presa. Ma nessuno si è preoccupato di dire che noi decliniamo l'applicazione dell'IMU su un catasto che è vecchio di 20 anni. Nessuno si è preoccupato di dire che il calcolo viene fatto sulla base dei vani e non della superficie degli appartamenti, come sono quelli di recente costruzione, con il paradosso che le vecchie abitazioni, venendo calcolate sulla base del numero di vani, si troveranno a pagare di più delle costruzioni di recente realizzazione. Le abitazioni vecchie del centro vengono valutate mediamente il 30% in più rispetto al loro reale valore, senza dimenticare le cose che venivano ricordate prima, e soprattutto il paradosso di quelli proprietari della prima casa che con tanto sacrificio hanno realizzato magari una casa grande perché pensavano che lì dentro in qualche modo si potesse sviluppare
il futuro della loro famiglia, che oggi si ritroverebbero a dover sopportare un peso estremamente gravoso rispetto al loro limitato reddito. Allora ecco, concludo perché vedo che il tempo è arrivato alla termine. È possibile ragionare su questi temi ed è possibile che in Consiglio Comunale responsabilmente possiamo ragionare sulla equità di questo provvedimento, cioè pensare a come poterlo declinare pensando che la realtà della nostra città non è tutta uguale. Non tutti i cittadini sono uguali ed è giusto modulare e declinare questo provvedimento tenendo conto di questa complessità. Io credo di sì. Noi questo vi chiediamo, questo cercheremo di fare nella discussione del prossimo bilancio di previsione, ma vi inviterei in questo senso proprio ad aprirvi un po' di più, cioè a cercare, ecco, di costruire un rapporto tra voi e noi, tra voi e la città, che tenga conto della difficoltà del momento che stiamo vivendo e che impone una reciprocità di responsabilità e di impegno che, per quanto ci riguarda, noi siamo assolutamente disposti ad assumerci. Grazie.